Ciao a tutti, siamo sull'Etna, siamo partiti da Piano Provenzana e adesso stiamo arrivando alla Bottoniera. Da un lato vedete Taormina, Castelmola, tutti i paesi lì sotto e dall'altra parte la Calabria e lo stretto di Messina. E da qua invece c'è l'Etna fumante. E ne voglio approfittare per salutare la qualità della vita di Bolzano. E le risorse ambientali e naturalistiche. Per arrivare qui siamo passati dalla Mare Neve, che in un'ora ti collega e ti porta dal mare stupendo dell'isola bella di Taormina fino alla neve dell'Etna, che in questo momento sta fumando, adesso da qui non si vede più. Questo è il sentiero. Vera, dove ci porta questo sentiero? Tu rispondi. Cosa c'è a Montenero? Questo lo scopriremo, perché mi sono mandata. Ah sì? Pensavo che andassimo tipo alla Bottoniera, cose così. La Bottoniera è proprio di lato. Vabbè. Quindi volendo possiamo andare anche lì. Allora riprendiamo quando saremo a Montenero. Ok. Ciao, saluto. Ciao. Uguale, 360. Ah sì. A dopo. Allora Vera, riprendiamo, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti, vero? Dove ci troviamo? Che cos'è questa colata? Ci troviamo esattamente alla colata del 2002. Ah. Ah. Cosa? L'ibiscus. No, vabbè, nel 2002. Quali sono le particolarità? C'è questa grandissima eruzione che sommerse tutta la zona di Piano Provenzano, gli alberghi, i ristoranti, si fermò a 2 chilometri da Riva Grossa. Processioni, controprocessioni per fermare la colata, all'improvviso la colata. Che funzionarono? Funzionarono. La Santa, la Santa. Quello di Sant'Agata, non quella a Catania, no. Qui la Madonnina del Rifugio Qui è Sant'Egidio. Una volta era San Rocco, poi San Rocco non funzionò una volta durante un'eruzione. E hanno cambiato. E quindi hanno provato Sant'Egidio. Sant'Egidio funzionò e quindi hanno cambiato Sant'Egidio. Cosa c'è attorno a noi? Cos'è questo? Attorno a noi c'è solo lava. Solo lava. C'è una Maria? Ci sono due pisacalle da quella parte. Questa è la lava del 2002, quindi tutte le macchie rosse che vedete il sentiero. Sono testimonianza della presenza di ferro che incontra lo stizio etiopica. No, quella macchia rossa lì è per indicare il sentiero. Sì. Ora, superato questo bastone, vedremo il Monte Nero, che però è un monte molto ma molto più antico. Ok. Invece da quella parte poi vedremo la Bottoniera del 2002, che è il punto da cui uscì tutta questa lava. Enormi. Perfetto. Quantità. Perfetto. Di là c'è il mare, là sotto la Calabria, perfetto, ce ne possiamo andare. Direzione. Dove stiamo andando, Maria? Porto della Valle del Cove. E vai.
siamo sul tetto del mondo, 2300 metri, stiamo per raggiungere la Valle del Po, è stupendo.